Ciao, mi chiamo Matteo Ratini e sono l'ideatore del Summit Scatta all'Avventura. Ti parlo di un progetto formativo online composto da un numero sempre crescente di video lezioni inedite sulla fotografia naturalistica e d'avventura, insegnate direttamente da rinomati esperti del settore che sicuramente già conosci e ammiri. Ho intervistato per te numerosi professionisti della fotografia outdoor per insegnarti come lavorano sul campo, creando così delle lezioni passo passo che potrai applicare facilmente qualunque sia il tuo attuale livello di esperienza. Quella che stai per vedere è una breve clip esclusiva tratta da una delle molte lezioni riservate incluse nel Summit, che copre generi come viaggio, paesaggio, avifauna, reportage, notturna, fauna, infrarosso, subacquea e molto altro. Se anche tu non vedi l'ora di raggiungere il tuo prossimo livello fotografico, d'ora in poi, grazie all'esclusiva collaborazione dei migliori fotografi naturalisti italiani, potrai finalmente imparare a suscitare e trasmettere le emozioni provate al momento dello scatto, cogliere l'attimo e immortalare l'azione del soggetto scelto, raccontare l'ambiente e la natura che ci circonda. Ti ho incuriosito? Vuoi sapere come sfruttare anche tu l'esperienza pluriennale dei fotografi professionisti che hanno deciso di aiutarti in questo percorso? Guarda la clip video fino alla fine per scoprire tutti i dettagli di questa opportunità esclusiva. Quali sono le tecniche di mimetismo più efficaci per tipologie di animali diversi? Allora, un capanno fantastico, non fisso, perché di per sé, lo dice il nome stesso, automobile, e quindi non è fisso ma è mobile. Un buonissimo capanno effettivamente è l'automobile. In tutte quelle situazioni in cui tu puoi raggiungere un soggetto con una strada, e quindi per esempio prima ho citato le risaie, la risaia è un caso tipico di una cultura artificialmente creata dall'uomo, quindi ci sono delle vasche per lo più quadrate, molto geometriche, con delle strade che la incrociano a 90 gradi tra loro, per cui sugli argini delle risaie, ovviamente sempre ricordandosi che la risaia ha un proprietario, quel terreno lì, non è che è caduto lì, cioè, quindi bisogna cercare di muoversi in un certo modo, di ricordarsi sempre che si è a casa di qualcun altro. Una volta che ci si attiene a queste norme di buona educazione, percorrere una risaia a bassa velocità e identificare l'airone piuttosto che il cavaliere d'Italia o quello che può essere, lo dimostra il fatto che se voi fotografate un animale che magari a 30 metri da voi dalla macchina riuscite a fotografarlo, non appena scendete dalla macchina questo vola via. Quindi vuol dire che l'impatto che ha il mezzo meccanico, l'automobile nei confronti di un animale non è quello che ha l'impatto del fotografo a piedi. Tant'è che la cosa ancora migliore sarebbe quella di appostarsi in un trattore, perché gli animali identificano il trattore come un qualcosa che smuove il terreno. Tante volte capita, specialmente magari d'inverno, di vedere un trattore che sta arando un campo e dietro ha una fila di aironi, gabbiani, di tutto e di più, che sembra che se li porta dietro come il pifferaio magico. Logicamente, smuovendo il terreno, fa saltare fuori gli insetti, i topolini, tutta una serie di cose, per cui tutti gli animali che si nutrono di quelle cose lì vanno dietro al trattore. Quindi il trattore è l'amico degli animali, ma se l'agricoltore scende dal trattore e si mezza in mezzo al prato, vola via tutto. Quindi sostanzialmente diciamo, capanno, un'ottima forma di appostamento. Ci sono anche sistemi per montare magari sul cavalletto, sul finestrino con un supporto, una testa tipo quella del cavalletto o tipo una Zanelli, quelle teste a bilanciere. Ma altrimenti c'è il cosiddetto bean bag, che tradotto letteralmente vorrebbe dire sacchetto di fagioli, che poi ognuno lo riempie di quello che vuole, sempre possono essere granaglie, semi, riso soffiato, tutta una serie di cose, ed è questo sacchetto che tu appoggi sul finestrino, appoggi l'obiettivo sul sacchetto e quindi annulli totalmente le vibrazioni e soprattutto hai un appoggio solido. Paradossalmente più l'obiettivo è pesante più funziona,
perché il peso stesso dell'obiettivo che affondando nei semi lo stabilizza. È ovvio che se poi comincio a ballare così sul sedile della macchina, io sono stabilmente appoggiato su una cosa che però sono io che muovo, quindi devo anche fare in modo poi di non far muovere la macchina. E quindi questo può essere un tipo di appostamento. Poi ci sono tutte queste possibilità, tipo le reti mimetiche, che sono situazioni più itineranti, ovvero io sono andato in un posto, ho visto che in quel prato girano dei caprioli, i caprioli sono a 300 metri da me, quindi non li ho spaventati, potrei avere la speranza che loro, pascolando, brucando la loro erbetta, da 300 metri possono finire a 500 oppure possono finire a 80, dipende che direzione prendono. Quindi logicamente se io sono al limitare di un bosco, loro sono in una radura, io non ho la possibilità di avvicinarmi perché sarei completamente allo scoperto, mi gioco la carta di dire va bene, mi faccio un appostamento molto temporaneo, molto empirico, tipo mi siedo per terra, mi appoggio un tronco, mi butto una rete sulla testa e aspetto. Se ho la fortuna che questi vengono dalla mia parte, faccio delle foto, se non vengono dalla mia parte e vanno da un'altra, non faccio delle foto. Ma tanto se uscivo, mi mettevo a correre lì dietro in mezzo al prato, loro scappavano, non facevo delle foto lo stesso. Ehi! Ti è piaciuta l'anteprima esclusiva di una delle tante lezioni riservate contenute nel Summit Scatta all'Avventura? Ti ha insegnato qualcosa di nuovo o fatto riflettere sul tuo attuale approccio alla fotografia naturalistica o d'avventura? Se non vedi l'ora di raggiungere, una volta per tutte, i tuoi obiettivi fotografici grazie agli insegnamenti diretti dei migliori professionisti del settore, ti trovi nel posto giusto al momento giusto. Fai subito clic sul link che trovi sotto questo video per iniziare un nuovo affascinante percorso su misura per te che rimetterà in discussione tutto quello che pensavi essere vero sulla fotografia naturalistica e d'avventura. Quasi dimenticavo, le registrazioni al Summit sono attualmente chiuse al pubblico, ma avendo guardato questo video fino alla fine, hai scoperto un link privato con cui potrai richiedere l'accesso immediato ai contenuti riservati senza doverti iscrivere alla lista di attesa. Cosa aspetti? Clicca adesso sul link qui sotto ed inizia subito a migliorare sfruttando l'esperienza pluriennale di chi fa questo di lavoro. Approfittane ora!